Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi si ritorna con un video di tattiche e istruzioni di fatti dopo il primo, nel quale vi ho mostrato il mio 4-3-2-1 e il 4-4-2 che ho utilizzato maggiormente all'inizio di FIFA 23 e che a detta vostra va dato tante soddisfazioni. Oggi, dopo aver testato questo modulo per certi versi sorprendente, veramente fortissimo, non mi aspettavo così tanto, ho deciso di condividere con voi la mia esperienza e sto parlando del 5-2-1-2 che è soprattutto utilizzato dai pro ai vertici della classifica elite delle Division Rivals. Detto questo, mettetevi comodi e andiamo dentro. Eccoci nella schermata della rosa e come potete vedere abbiamo costruito di fatti un 5-2-1-2, formazione che chiaramente schiera 3 difensori centrali, 2 terzini, 2 centrocampisti, un trequartista e 2 punte. Dalla cintola in su diciamo che assume le sembianze di un qualcosa a cui siamo abituati, perché due punte, il trequartista, con i moduli che magari sono diffusi al momento, siamo abituati a giocarci, però chiaramente la difesa 5 potrebbe essere un oggetto misterioso e anzi potrebbe inizialmente farci pensare a un modulo tremendamente difensivo. Ragazzi miei, questo 5-2-1-2 è tutt'altro che difensivo, anzi è un'arma letale che vi permetterà di riversare nella manovra offensiva un sacco di uomini nella metà campo avversaria e creando non pochi grattacapi, perché una volta che arrivano 6-7 giocatori ai quali poter passare il pallone, l'avversario chiaramente panica in fase di difesa. Ma andiamo per gradi, perché ovviamente potete anche pensare di non partire con questo modulo, partire con il vostro tipico 4-4-2, 4-3-2-1 o tipica difesa 4, e questo modulo lo potete costruire anche a gara in corso perché è molto versatile. Per cui, per esempio, nel caso del mio 4-3-2-1, cosa ho fatto? Ho preso una delle mie mezze ali offensive, ovvero Alouayran, l'ho spostato come terzino e ho messo al centro invece il terzino destro di ruolo che è Walker, rendendolo difensore centrale. Viceversa, potreste anche prendere magari il vostro mediano, che ne avete due, più difensivo, e arretrarlo tra la linea di difensori centrali. Questo perché nei 3 difensori centrali ci vanno sicuramente 2 difensori di ruolo e poi possiamo adattare uno che abbia queste caratteristiche, per cui molto veloce, con un body type abbastanza robusto per evitare di essere spostato, oppure andare ad adattare qualcuno a terzino come ho fatto io con Alouayran. Terzini che sono le nostre frecce, motore pulsante di questo modulo, perché partecipano alla manovra offensiva e vanno a creare superiorità numerica sulle fasce, permettendoci di allargare l'azione e, una volta allargata l'azione, di creare buchi al centro nei quali i nostri giocatori poi offensivi si vanno a infilare. Quindi attenzione ai terzini, che devono avere determinate caratteristiche, ossia devono essere veloci, in grado di trattare discretamente il pallone quando si tratta di dover fare l'ultimo passaggio decisivo o, perché no, anche di calciare. E di conseguenza in questo modulo, ad esempio, al posto di Mendy ci andrebbe anche molto bene un Cancelo, che è il terzino tecnico per eccellenza di questo gioco. I due centrocampisti possiamo scegliere o un centrocampista box to box come il mio Yaya, come il mio De Bruyne, associato ad uno più difensivo come il mio Yaya Touré, oppure si può scegliere anche di utilizzare due box to box, soprattutto se si è bravi a difendere manualmente e quindi non si patisce l'assenza di un giocatore un po' più difensivo sulla carta. Il trequartista, non ve lo sto neanche a dire, deve essere un giocatore veloce e tecnico, soprattutto si auspica che abbia 5 di skill per avere la giocata negli ultimi metri e non meno di 4 di piede debole, perché il passaggio decisivo può e soprattutto volerlo anche con il piede debole per dare imprevedibilità. Le due punte, anche qua due frecce, devono essere velocissimi, dotati di un'altissima finalizzazione, anche per loro almeno 4 di piede deboli, un plus se hanno anche la quinta skill. Quindi questo è come andare a costruire questa formazione a livello di uomini, a livello di idee e caratteristiche per ogni ruolo. Ma andiamo a vedere le tattiche, che ovviamente sono quello che fa girare bene poi questa squadra. E in difesa andiamo ad adottare uno stile equilibrato, perché essendo che in questa formazione noi vogliamo che vengano rispettati bene i ruoli, e poi vi andrò a spiegare bene il perché con le istruzioni, non voglio utilizzare alcun tipo di pressing per evitare che i miei giocatori vengano tirati in posizioni che io non richiedo in quella determinata situazione. Come ampiezza utilizziamo 40, perché tanto essendo una difesa 5 è già schierata praticamente ad occupare
tutta la linea del campo, quindi senza andare troppo ad allargarla per evitare poi di perdere quel vantaggio di densità di uomini che si viene a creare nel centro, che ti dà una mano a difendere, la tengo su 40. Profondità invece utilizzo 63, che è un valore più o meno a metà tra una difesa equilibrata e una difesa più alta. Stesso motivo qua, io non voglio aggredire, non voglio recuperare palla troppo alto, ma con questa squadra io mi voglio difendere in maniera ordinata, voglio che l'avversario venga a schiantarsi contro i miei 5 difensori e i miei 2 mediani che danno una mano in fase difensiva, quindi questo schermo di 7 giocatori. Per quanto riguarda invece la costruzione della manovra, utilizzo manovra veloce. E qua infatti c'è da stare molto attenti, perché il plus di questa formazione è che con manovra veloce vi scappano tutti quanti e quindi dovete far sì che la costruzione, soprattutto da parte dei difensori nella nostra metà campo, sia molto veloce. Bisogna trasportare il pallone nella metà campo dell'avversario rapidamente. Difatti, se vi mettete troppo a gigioneggiare, vi scappano tutti quanti i giocatori via e rimanete con i 3 difensori che non sanno a chi dare la palla, perdete pallone e auf Wiedersehen. Cosa potete fare se proprio non riuscite ad avere una manovra veloce? Mettere ovviamente equilibrato, però secondo me si perde un po' poi il guizzo che c'ha questo modulo. Per quanto riguarda la creazione delle occasioni, sempre il solito passaggi diretti fondamentale, perché vi permette di poter scambiare rapidamente e creare inserimenti pericolosi tra i nostri giocatori. Ampiezza 45 per far sì che i nostri giocatori del terzetto davanti siano abbastanza stretti, tanto poi i terzini che arrivano da dietro sono larghi per natura e quindi ci daranno una mano. Giocatori in area 5, quindi valore standard, angoli e punizioni 1-1 per evitare fastidiosi contropiedi da palla da fermo che potrebbero succedere. Per quanto riguarda le istruzioni, partiamo da dietro. Allora, chiaramente i 3 difensori centrali, senza volerci inventare nulla, resta dietro in attacco. Per quanto riguarda invece i 2 terzini, come vi dicevo, sono il motore pulsante della nostra manovra offensiva, per cui utilizziamo partecipa all'attacco e sovrapponiti per far sì che passino all'esterno e non all'interno. E con loro ci dovrete giocare tanto, raga. Quando c'è da rallentare l'azione, magari negli ultimi metri, perché va bene la manovra veloce, però nella metà campo avversaria possiamo tirare un po' il freno per cercare bene gli spazi. Loro devono essere coinvolti tanto per far sì che allargando la manovra l'avversario deve uscire e crea spazi al centro. Per quanto riguarda invece i 2 centrocampisti, mettiamo al centrocampista più difensivo, resta dietro in attacco, che chiaramente non è De Bruyne, ho sbagliato a metterli in campo, e copertura sulle fasce, così come invece a quello più box to box lasciamo equilibrato e copertura sulle fasce. Perché copertura sulle fasce? Perché spesso capiterà che magari perdendo palla in attacco abbiamo i terzini alti, i 2 centrocampisti andandosi ad allargare, ma neanche troppo, andranno un po' a sopperire a questa mancanza dei terzini in fase difensiva, rimanendo in una posizione più o meno intermedia. Poi chiaramente sta anche a voi la bravura di non tirarli né troppo larghi né di lasciarli centrali quando invece si necessita un intervento un po' più in fascia. Occhio ai centrocampisti, che devono essere molto usati con parsimonia in fase difensiva, perché con questo modulo non bisogna tirare i giocatori alla cavolo out dalle loro posizioni. Se usciamo troppo male si vengono a creare una serie di buchi dai quali poi è difficile recuperare. Trequartista rimane avanti perché deve essere il nostro perno, vogliamo giocare di contropiede, vogliamo che ci sia qualcuno pronto a ricevere i palloni in uscita. Stesso discorso vale per le 2 punte, che devono avere rimani centrale, inserisciti alle spalle e rimane avanti. Rimani centrale, manco a dirvelo, perché con i giocatori che arrivano da dietro a creare larghezza abbiamo le 2 punte pronte ad inserirsi. Inserisci dalle spalle perché vogliamo che facciano corse, inserimenti, sfruttando gli spazi che si vengono a creare. Rimani avanti, stesso discorso, devono essere i nostri 3 punti di riferimento sui quali andarci sempre ad appoggiare quando andiamo a ripartire. Quindi questo per quanto riguarda tattiche e istruzioni. E ripeto, questo modulo qua, ragazzi miei, se usato bene, è veramente un'arma letale, perché in fase offensiva siete praticamente sempre in superiorità numerica e in fase difensiva, se vi coprite bene, avete un muro invalicabile. Ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere se già avevate iniziato a utilizzare questo schema, se proverete queste tattiche. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Un saluto dal vostro Liberoschi. Ciao!